Abbiamo deciso così. Ehi, ragazzi, venite. Da guardate un po' là che c'è. Esce solo il capitale, la casa è tua. Va bene, Peggy? Va benissimo. Non so come ringraziarvi. Guarda. Ma che cosa? Nuova Opel Corsa. Il consumo più basso della categoria. Da 9.100 euro. Nuova Opel Corsa. Il tuo nuovo movimento. Porte aperte sabato e domenica. Opel, wir lieben Autos. Nel mulino che vorrei, ogni abbraccio è un po' speciale. Panna e cacao insieme. Per una colazione. Buona il doppio. Abbracci mulino bianco. Questo è il mio mulino. Mulino bianco. Non stiamo fare niente per questo mio raffreddore. Sì, sì. Oh, è passato. Siamo in paradiso, no? Come posso sdebitarmi? Diciamo con un buon caffè. Crema e gusto? Che profumo, si sente pure col naso chiuso. Sempre buono. È la pasta crema e gusto, questo ti rimette al mondo. Oh, Pietro, si può fare niente per la voce del maestro? Ma che c'ha la voce? Ci vorrebbe il primario. Ma almeno è bravo. Ma chi? È sto primario, dico. Oh, vedi? Che poi quello da voce è il problema minore, eh. Spazzolare i denti non basta. Per una pulizia più profonda, Listerine. Elimina più del 99% dei batteri e più placca di ogni altro colluttorio per uso quotidiano. Listerine, l'unica bomba per la tua igiene orale. È scattata la Do You Ringo Championship 2010, il grande torneo di calcio di Ringo. Salta a bordo. Extra sfida? Scopri la carica di cereali, latte e cioccolato. Ringo Extra Time. Ringo. Navigare significa essere una cosa sola con la natura. Scivolare sull'acqua senza lasciare tracce. Lasciare meno tracce è l'impegno di Renault Eco 2. Costruire in fabbriche più pulite auto che emettono meno CO2 utilizzando materiali riciclati. Scopri i vantaggi dei nuovi eco-incentivi Renault 2010. Nuova Clio con navigatore, clima, radio, ESP a 9.900 euro. In più, tasso zero, anticipo zero e 4 anni di garanzia. Ti aspettiamo sabato e domenica. Con Turista per Sempre puoi vincere fino a 200.000 euro subito, più 6.000 euro al mese per 20 anni, più 100.000 euro alla fine. Gratta e vinci. Vinci spesso. Vinci adesso. Gioca senza esagerare. Questo dentifricio può aiutare a migliorare la vostra igiene orale. Basta lavarsi bene i denti con AZ Complete 7 per 7 giorni per vedere i primi segni di miglioramento. In più AZ Complete 7 ti dà i 7 segni dei denti sani e il risultato comincia già dopo 7 giorni. Complete 7. AZ. Un sorriso bello e sano dalla A alla Z. AZ Complete è un prodotto valore sicuro. Aiuta a migliorare la salute del tuo sorriso dopo 7 giorni. Solo per te la qualità garantita, valore sicuro. Soddisfatti o rimborsati. Nel mulino che vorrei ognuno ha la sua tazza. E ognuno ha il suo saccottino. Tre ripieni diversi. Un piacere unico. Saccottini Mulino Bianco. Questo è il mio mulino. Mulino Bianco. Non perdere i nuovi eco-incentivi Citroën. Sono garantiti solo fino al 28 febbraio. Scopri la gamma Citroën C3, C3 Classic da 9.600 euro con mini rate da 90 euro al mese. E inizia a pagare da giugno. Test drive anche domenica 21. Ogni bambino ha diritto ad avere dei sogni. Un bambino che non ha nulla non ha nemmeno la possibilità di sognare. Cibo, salute, istruzione e protezione sono diritti che Coopi vuole garantire a tutti i bambini del sud del mondo. Un impegno importante dal valore inestimabile. Proprio come i sogni di un bambino. Unisciti a noi. Tutela anche tu i diritti di un bambino. Chiama il numero verde 811 77 55 o visita il sito www.coopi.org. Buonasera, è un fine settimana tragico sulle montagne, sempre per le valanghe, 3 le persone morte sulle Alpi e altre 2 sono state salvate dagli uomini del soccorso alpino. Quando il lastrone di neve e ghiaccio si è staccato dalla parete da circa 40 metri di altezza, i soccorritori si sono precipitati sul posto, hanno estratto dalla neve 2 persone, per il terzo un ragazzo di 29 anni, non c'è stato niente da fare. È successo questa mattina in Trentino, i 3 escursionisti stavano cercando una tavola da snowboard con le racchette da neve ai piedi e sono stati travolti. Ma le valanghe hanno ucciso oggi anche in Alto Adige, in Val Pusteria,
dove uno sciatore ha perso la vita, era un parà degli alpini, aveva 28 anni. E ancora in Valle d'Aosta uno sciatore è stato ucciso da una valanga, è stato subito estratto dalla neve dai suoi compagni, ma a nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo. E mentre il maltempo ha colpito per tutto il giorno sia il nord Italia con temperature basse e nevicate, con acqua alta a Venezia, e il sud con piogge, vento e mare mosso, per domani il soccorso alpino in Trentino raccomanda di evitare sia lo sci che le escursioni fuori pista e montagna. Una maggioranza scossa dalle polemiche sulla corruzione e in vista delle regionali. Per una volta non è solo l'opposizione a dirlo, ma è lo stesso Presidente del Consiglio. Mentre Bossi rilancia, la Lega non vuole candidare chi è corrotto. È un sabato che non ha nulla a che vedere con relax, quello di Berlusconi, che passa la giornata a difendere i vertici del partito e fermare gli attacchi. Comincia in mattinata affermando che le inchieste sulla protezione civile non lo preoccupano. Tradisce però insoddisfazione quando parla del disegno di legge anticorruzione rinviato dal Consiglio dei Ministri. Sono stato io a volerlo, io a proporlo, sarà approvato la prossima settimana. E poi dei giornali, anche vicini al centrodestra, che titolano su un possibile cambio a vertici del PDL, dice: sono notizie prive di fondamento, non ci sarà nessuna epurazione. Il messaggio arriva ancora più chiaro nel pomeriggio, con una nota difende Denis Verdini, il coordinatore PDL indagato. C'è chi usa la stampa per giochi di potere personali, per cercare di indebolirlo. E poi la frase di Berlusconi che scuote tutto il partito. Ci sono attacchi esterni ma anche interni che rischiano di incidere negativamente sul risultato delle regionali. Per il segretario del Partito Democratico, invece, a Sanremo per la serata finale del festival, le elezioni serviranno a testare l'unità della nuova alleanza, cioè quella emersa fra le opposizioni negli ultimi giorni che ha portato la vittoria parlamentare sul decreto emergenze e che, secondo Bersani, ha posto un freno a un meccanismo perverso. Io ho detto che le norme che per fortuna siamo riusciti ad evitare, a bocciare, sono norme che ci mettono veramente ai margini di un processo di decisione democratico, cioè quando interi interventi infrastrutturali vengono affidati a procedure senza, fuori da ogni logica di controllo, mi pare che siamo fuori da un ordinamento. Due giorni dopo il colpo di Stato in Niger la popolazione sembra schierarsi con i golpisti, ne parleremo dopo. Ora vogliamo tornare ad una guerra africana più vicina a noi eppure spesso dimenticata, quella per Mogadiscio. Solo nelle ultime 24 ore abbiamo ricoverato 32 civili, quasi tutti donne e bambini, molti dei quali in gravi condizioni. Così Dunia Ali, vice direttore del Medina Hospital, una tra le poche strutture sanitarie ancora in funzione a Mogadiscio, la capitale somala, devastata da quasi 20 anni di guerra. Anche oggi sono stati durissimi gli scontri tra militari del governo di transizione e Shabab. I miliziani islamici legati ad Al-Qaeda controllano con il loro regime fondato sulla Sharia gran parte del paese. Ma il peggio, se un peggio può esistere con questa gente, deve ancora arrivare. Lo scontro finale sarebbe prossimo. Le forze governative sostenute dall'Unione Africana hanno annunciato una grande offensiva alla quale gli Shabab hanno risposto con la minaccia di guerra totale. La popolazione civile, come al solito, è presa tra i blocchi. E nello stesso tempo dobbiamo fare i conti con i signori della guerra che controllano le zone dove le popolazioni civili si trovano. E quindi è un'equazione molto complessa dove non è facile trovare delle risposte. Per le vie della capitale somala, ridotta a campo di battaglia, si allungano le file di civili, donne, vecchi, bambini senza futuro. Intere famiglie che fuggono a piedi con le poche cose che hanno e che vanno ad aggiungersi al 1.400.000 sfollati nei campi profughi ormai al collasso. Ogni somalo che incontro mi dice: l'Italia può fare di più, venite ad aiutarci, venite a mediare, proponeteci delle soluzioni. Lasciare l'iniziativa soltanto alle organizzazioni regionali è utile, è necessario, ma l'Italia può fare di più. E ora la situazione in Niger due giorni dopo il colpo di Stato. Lunga vita all'esercito, siamo orgogliosi dei nostri militari. Sono tutti per loro, per i soldati che hanno deposto il presidente despota del Niger, Mamadou Tandja, gli slogan della piazza. C'è gioia e allegria a Niamey, due giorni dopo il colpo di Stato che ha messo fine a 10 anni di potere di Tandja. Il popolo nigerino si è schierato apertamente con la giunta militare che con un blitz, durante il Consiglio dei Ministri, ha destituito il padre padrone del paese, traendolo in arresto.
Il Supremo Consiglio per la restaurazione della democrazia informa che i confini del paese sono stati riaperti e che il coprifuoco è cessato. E il capitano Adamu Haruna in persona, alla guida della giunta golpista, a rassicurare la popolazione del Niger in TV. A far precipitare la situazione, l'approvazione plebiscitaria in agosto di un referendum di riforma costituzionale che Tangier aveva fortemente voluto per abolire ogni durata del mandato presidenziale e poter così restare in carica senza limiti. Una mossa che non era piaciuta all'opposizione né ai militari e che ha portato all'attuale crisi politica. La gente del Niger, tra le più povere del continente africano, sogna ora la democrazia, mentre la comunità internazionale, unita nel condannare il colpo di Stato, chiede l'immediato ripristino dell'ordine costituzionale. Altri due arresti per la rissa a Via Padova a Milano, ma secondo il questore si è trattato di un episodio casuale, non ci sono bande organizzate e il quartiere non è fuori controllo. Un omicidio casuale, i due gruppi contrapposti non si conoscevano. Si sono visti per la prima volta sull'autobus, è accaduto in via Padova, ma poteva accadere ovunque. Ne è convinto il questore di Milano dopo il fermo di altri due giovani domenicani. Non sono infrequenti queste liti, queste risse, che si concludono sempre con pochi danni. In questa circostanza purtroppo si è verificata questa situazione gravissima, sulla quale abbiamo posto finalmente un punto fermo, insomma, credo che questo possa servire anche un poco a chiarire tutto e a rappacificare i cittadini e soprattutto le comunità. Gli inquirenti non nascondono la gravità di ciò che è accaduto, delle reazioni che hanno seguito l'omicidio. I tre fermati, pur contraddicendosi su chi abbia materialmente sferrato la coltellata, hanno confermato l'origine più che banale dello scontro. Abitavano tutti fuori Milano, in via Padova erano venuti per una festa. Anche la loro appartenenza alla banda dei Trinitarios non sembra avere particolare peso. Via Padova resta comunque presidiata, vietata una manifestazione indetta da Forza Nuova. 9 militanti di estrema destra che avevano tentato di issare uno striscione sono stati denunciati. È tutto, prossimo appuntamento con il TG3 a 00:50, buon proseguimento di serata. Stai tornando a casa alle 8 di sera quando ti ricordi che oggi è l'anniversario di matrimonio. Cosa fai? Simuli un malore. Male, malissimo. Cerchi dei fiori nei dintorni. Chiami l'89 24 24. Giusto, perché spesso la soluzione più semplice è anche la migliore. Le do subito il numero del fioraio più vicino, aperto fino a tardi. Grazie, Anna. Carnivora? 89 24 24. Per tutte le generazioni future. Eco incentivi Ford 2010. Rottama il tuo usato con più di 10 anni. Ca a 8.500 euro, sabato 20 e domenica 21. Scopri le nuove Pringles! Ora c'è tanto, tanto divertimento in ogni tubo, perché ci sono 80 Pringles in un tubo. Puoi contarci, un tubo, 80 Pringles. La festa non finisce mai. Nuove Pringles, tutto il divertimento in un pop. Denti sensibili? Spesso la causa sono i colitti dentali scoperti, che tolgono il piacere di cibi freddi e caldi. Elmex Sensitive Plus con fluoruro amminico può aiutarti. Pulisce delicatamente e forma un'efficace protezione intorno ai colletti dentali scoperti contro le sensazioni dolorose e ritrovi quei piaceri che ami di più. Elmex Sensitive Plus. Un'efficace protezione intorno ai colletti dentali scoperti. Chiedi al tuo dentista. Certi incontri ti fanno capire che in ogni nuovo passo c'è il ricordo della strada già fatta. Da Dezzamore Findus, la zuppa tradizionale. L'incontro più caldo tra il piacere di oggi e i sapori di sempre. Dezzamore Findus, mangia positivo. Nuova Bravo, da 13.950 euro, più finanziamento a tasso zero e anticipo zero. Stesso prezzo per diesel e GPL. I numeri non sono mai stati così belli. Scoprila sabato 20 e domenica 21. Un mix di fonti energetiche e tecnologie in 23 paesi.
un'energia con mille risorse. Grazie per averci dato fiducia scegliendo le nostre obbligazioni. Enel, l'energia che ti ascolta. La vita è fatta di piccole cose. Un gesto e tutto prende gusto. Gran Pavesi, più gusto a sentirsi leggeri. Respira! Gli eco incentivi Peugeot continuano fino al 28 febbraio. Hai fino a 4.500 euro di vantaggi con qualsiasi usato da rottamare. Respira con gli eco incentivi Peugeot. Vieni anche domenica. Ciao! Ah, sei perfetta! Per cosa? Per fare un film insieme? Sì, Telecom! Con Voce Senza Limiti parli quanto vuoi con tutti i fissi per 3 mesi a soli 2 euro in più al mese. Are you okay? Ha detto chiamate il 187. Il fronte del no alle trivellazioni petrolifere nei mari pugliesi si allarga fino a coinvolgere regione e comuni della Val d'Itria e del sud barese. Amministratori, ambientalisti, studenti insieme questa mattina hanno dato vita ad un corteo per le vie di Ostuni per ribadire la netta contrarietà popolare ai progetti della Northern Petroleum autorizzati dal Ministero per l'Ambiente. E così fianco a fianco si sono ritrovati i sindaci di Carovigno, Fasano, Mola di Bari, Monopoli, Polignano a Mare, San Vito dei Normanni, richiamati dalla appello alla partecipazione del primo cittadino della Città Bianca, Domenico Tanzarella, e dei giovani del Comitato per il No alle piattaforme petrolifere e del Forum per l'Ambiente e lo Sviluppo di Ostuni. Fra i 2.000 manifestanti in corteo, molti studenti favorevoli alle cosiddette fonti rinnovabili, soprattutto al fotovoltaico, quale alternativa al petrolio e all'inquinamento della costa adriatica pugliese. Buonasera dal TGR della Puglia. Un uomo di 41 anni, Marcello Greco, nato a Torchiarolo, residente a Squinzano, è morto oggi mentre potava degli alberi di ulivo. Alcuni rami tagliati hanno colpito i fili della corrente elettrica che, spezzandosi, hanno folgorato l'operaio. Un disastro causato da difetti di manutenzione dell'elicottero. Questi primi risultati della perizia ordinata dalla Procura di Brindisi sull'incidente avvenuto in Francia 2 anni fa è costato la vita ad 8 militari dell'aeronautica, 6 dei quali pugliesi. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura di Frosinone, competente per territorio sullo stabilimento Augusta di Anagni. Nicola Di Bartolomeo lascia la presidenza di Confindustria Puglia per correre assieme a Rocco Palese. In caso di vittoria del PDL sarà vicepresidente con delega alle attività produttive. Il candidato del centrosinistra Nicky Vendola sarà invece sostenuto anche da un nuovo simbolo che vede insieme Federazione della Sinistra, PDC e Verdi Sole che ride. Infine domani a Lecce manifestazione a sostegno di Adriana Poli Bortone, candidata di Io Sud, UDC ed MPA. Parte da Lecce il treno dell'emigrazione che rievoca il dramma dei pugliesi che lasciarono la nostra terra in cerca di un futuro migliore nelle Americhe o verso il nord. Una mostra fotografica occupa i 13 vagoni del convoglio che stazionerà a Lecce sino a mercoledì prossimo. Poi sarà la volta di Brindisi, Taranto, Bari e Foggia. Calcio, tutto esaurito allo stadio San Nicola di Bari per la gara di domani sera contro il Milan. I Galletti, reduci da 2 sconfitte esterne, fra le mura amiche appaiono molto più determinati. Ventura avrà a disposizione anche Rivas, Almirone e Barreto. In Serie B, tracollo casalingo per il Gallipoli, sconfitto per 5-0 dal Vicenza. Partita senza storia con gli uomini di Giannini, forse anche frastornati dalle turbolenze societarie, alla mercé dei vicentini sin dai primi minuti di gioco. Il Lecce, che giocherà lunedì a Crotone per il posticipo, è sempre solo in cima alla classifica. Chiudiamo con la pallamano. Nel campionato di Elite il Fasano si è aggiudicato il derby con il Casarano per 31-24. La capolista Conversano invece ha vinto in trasferta ad Ancona per 40-36. Ed è tutto, vi lascio al meteo. Su Gargano, Tavoliere e Terra di Bari, residui piovaschi in mattinata, poi variabile. Su Subappennino Dauno e Altopiano di Aimurgi ancora qualche pioggia in alternanza con temporanei rasserenamenti. Su Salento e Tarantino soleggiato nelle ore centrali della giornata. Temperatura in diminuzione, venti moderati nord-occidentali con tendenza a ruotare da sud, mari molto mossi.